Ciao da Massimiliano Tavana e benvenuto o benvenuta su Cicli Team. Qui amo condividere la mia passione per i cicli dei fringani. Nel video che segue ti parlo di loro e di come allevare questi meravigliosi pesci tropicali d'acqua dolce. A dopo e buona visione. I cicli dei grandi laghi africani, con le loro 1200 specie circa ad oggi catalogate, si dividono tra il lago Vittoria, Tanganyika e il più famoso Malawi, offrendo una grande varietà di forme, colori e comportamenti. Le specie più numerose e dei colori più intensi nuotano nelle limpide acque del lago Malawi e necessitano di acquari di almeno 200 litri e un lato lungo minimo di 1,20 m. Le forme e comportamenti più vari e curiosi si trovano invece nel lago Tanganyika. I pesci di questo acquario, rispetto a quelli del Malawi, sono meno comuni nei nostri acquari, però le pretese di spazio inferiore li stanno portando in netta crescita. Le specie del lago Vittorio sono quelle meno numerose e ospitate. Il pesce più famoso è il coloratissimo CH44, la fine del mondo, bello quanto aggressivo. Nel loro ambiente naturale, e se ospitati nei nostri acquari con le semplici ma importanti accortezze, sono dei pesci robusti che vivono mediamente 10 anni. Nelle acque dei nostri rubinetti trovano le stesse caratteristiche calcaree dei laghi di provenienza e anche se la nostra acqua ha una durezza superiore, vi si adattano agevolmente. La comodità di non utilizzare l'acqua d'osmosi, la robustezza e la grande capacità di adattamento non ci devono però trarre in inganno. Rimangono forti e resistenti in un habitat ben riprodotto, nel rispetto di una compatibilità ambientale, alimentare e caratteriale. I pesci nati in natura e venduti, noti come wild, diventano chiaramente più delicati rispetto a quelli nati in cattività. Sono dei pesci tropicali d'acqua dolce, con caratteristiche diverse da quelli più comunemente allevati nelle nostre case, e prima di avventurarsi con loro è giusto informarsi bene. Ci sono delle importanti differenze anche tra le varie specie, la maggior parte delle quali vivono in habitat prive di piante. Sarà quindi nostra cura fare in modo di ossigenare l'acqua con un mirato movimento in superficie. I cicliti dei grandi laghi africani, nonostante siano dei pesci stupendi, facili da gestire, robusti ed economici, nell'acquariofilia italiana ricoprono ancora un ruolo di nicchia. Questo non ci deve stupire più di tanto. L'idea che mi sono fatto è legata agli scarsi guadagni che i classici negozi di pesci possono ottenere dalla loro vendita. Il primo luogo comune è la necessità di ospitarli in acquari che devono essere sempre molto grandi. È vero, per molte specie è indispensabile non scendere sotto determinati litri e misure, però non è vero per tutte le specie. Come dicevamo, i cicli del lago Tanganyika vengono incontro all'impossibilità di allestire una grande vasca. Alcuni conchigliofili, infatti, trovano uno spazio ideale anche in acquari dagli 80 litri in su. Il secondo luogo comune riguarda l'eccessiva aggressività. Anche questa non è una verità assoluta. Ci sono tanti cicliti africani abbastanza tranquilli e gestibilissimi, e anche quelli con il carattere, diciamo così, più fumino, con le corrette informazioni, si possono allevare senza nessun problema. Amo questi pesci tantissimo, forse in modo spropositato, e sogno tante case italiane arricchite dai colori, comportamenti e le emozioni straordinarie che riescono a regalare. In molti paesi hanno un successo pazzesco, come ad esempio Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti, Canada, Est Europeo, eccetera. Purtroppo lo scarso interesse economico per questi pesci limita le notizie coerenti e affidabili in lingua italiana. Con Cicli Dream voglio colmare questo vuoto, quindi non mi resta che augurarti buona navigazione e buona passione. A presto!